Questi giorni alcuni deputati e senatori del PD hanno presentato in una conferenza stampa un'area politica e programmatica denominata Sinistra e Cambiamento, della quale tu fai parte. Ecco, ci puoi spiegare ai nostri interlocutori cremonesi e non solo quali sono le motivazioni di questa scelta? Intanto non è una nuova corrente, ma è il tentativo di scompaginare un gioco negativo che c'è tra le correnti. Perché il punto di riferimento fondamentale, pur nel pluralismo che è indispensabile, è il PD. Noi partiamo dalla due considerazioni. Una, il congresso è lontano. Il congresso c'è stato da poco, ha dato un esito che è quello della vittoria di Renzi sia alle primarie sia al congresso, e quindi quello è un risultato che va rispettato. L'altro aspetto è che rischia di porsi in essere, per la condizione oggettiva ma ovviamente rafforzata dall'esito dell'ultimo amministrativo, una situazione di forte logoramento del governo e quindi una produzione di nuova instabilità. Io penso che il PD non possa consentire che questo accada. Non credo che il tema sia affrontare ora gli aspetti congressuali. Nel 2017 il congresso ci sarà e lo faremo. Ora c'è un governo di centrosinistra in un panorama difficilissimo in cui tutta l'Europa vira o verso il populismo o verso destra. L'ultimo voto è quello della civilissima Danimarca. Se fallisce questa esperienza di governo riformista, con tutte le sue criticità, noi ribadiremmo due cose. La prima è che ogni volta che il centrosinistra è il governo dura poco a causa del suo dilaniarsi interiore. E la seconda è che oltre Renzi in questo momento non c'è un altro leader riformista, non c'è un altro progetto riformista. C'è Grillo o c'è il centrodestra. Punto. Per cui il ragionamento che vogliamo porre in essere è dire a Renzi: non chiuderti a riccio, ma interloquisci meglio sia dentro il PD sia fuori con la società. E a chi si è opposto a Renzi dire: non è questo il tempo per avviare una dinamica congressuale, questo è il tempo di aiutare Renzi, anche cambiando questo suo approccio, ma di aiutare Renzi e di aiutare l'esperienza di governo del PD. Ecco, qualcuno, come sai, comunque interpreta questa azione un'ennesima frantumazione della minoranza, e quindi un indebolimento, diciamo così, dell'area di Bersani, che aveva perso il congresso, che però in qualche modo si è mossa e si sta muovendo ancora in continuità con quelle scelte. Cosa dici? Intanto appunto non siamo alla scissione dell'atomo, ecco, per cui questo voglio dire, ma il punto di discrimine, perché ha avuto origine questa necessità? Perché noi veniamo da una cultura che, per dire col linguaggio di Bersani, è la cultura della ditta. Nel programma di Bersani alle elezioni c'erano, sotto la voce responsabilità, c'erano due concetti importanti. Il primo era sostenere l'azione di governo del Premier, scelto dal centro-sinistra. Secondo, quando ci sono divergenze di valutazione, il luogo titolato per superare queste divergenze sono i gruppi parlamentari con un voto democratico, accettata da tutti coloro che in quel momento sostenevano quella coalizione, quindi il PD, ma anche SEL, eccetera. Lasciamo perdere che il primo rompere, al primo istante, quel patto fu proprio SEL sulla vicenda del Presidente della Repubblica, ma questa è una logica che vale per me, è fondamentale. Se salta la regola, salta tutto l'insieme, salta la comunità, una comunità sta su delle regole condivise, e quella è una regola condivisa. Per cui la cosa che per noi è risultata ostica da accettare è la rottura di quella regola, perché nel momento in cui parlamentari del PD non votano la fiducia al governo del PD e diretto dal segretario del PD, si introduce un vulnus tremendo che rischia di far saltare la comunità. Da qui la necessità, appunto, di dire: attenzione, la campana è suonata per tutti,
non è suonata solo per Renzi, è suonata per tutti noi. Per cui o cambiamo l'approccio, insisto, lasciando il congresso sullo sfondo, altrimenti tutto questo diventa complicato. Quindi il nostro è anche un invito all'area politica, in cui, vuol dire, nella cultura e nei valori che Bersani esprime, continuiamo a riconoscerci, non è cambiato niente da questo lato. Però è quello che è cambiato, una valutazione differente sull'approccio alla gestione politica quotidiana, che se si rivela gestione sbagliata rischia di avere un'incidenza pesantissima sul futuro della comunità politica del PD. Perché appunto, se scatta il meccanismo che non c'è più regola e ciascuno fa quel che crede, addirittura non votando contro un provvedimento, che ci può anche stare, ci può, ma addirittura non partecipa al voto sulla fiducia del governo, questa cosa è dirompente. Provate a immaginare se questa cosa, anziché alla Camera dove c'è una maggioranza larga, fosse accaduta al Senato dove c'è una maggioranza risicatissima. Salta il governo e quindi si torna a quella condizione che dicevo prima, l'ennesimo fallimento dell'esperienza di governo del centro-sinistra. Veniamo ai contenuti. Nei documenti che sono stati rilasciati, individuate alcune priorità, ci puoi riassumere brevemente questi concetti? Cioè, il tema è intanto affrontare la crisi dal lato della creazione dell'occupazione, per cui il Jobs Act che abbiamo indubbiamente contribuito a scrivere, migliorandolo fortemente rispetto all'impostazione iniziale, va ulteriormente migliorato nel senso di garantire ulteriori e maggiori opportunità. Ad esempio, questa scelta che è stata fatta sul controllo a distanza attraverso gli strumenti tecnologici è una scelta sbagliatissima. Non perché non si possa fare, ma perché avviene sempre attraverso la concertazione con le organizzazioni sindacali. In tutti i paesi è così, non è che per conto proprio il datore di lavoro produce un atto rilevante di questa natura. Sul tema della scuola stiamo dicendo, accogliamo in un processo di riforma che è comunque importante, o comunque, se non vogliamo chiamarlo riforma, di forte investimento sulla scuola. Sono più di 3 miliardi, comunque sono quasi 150.000 coloro che verranno assunti, una cosa che non si vedeva in questo paese da decenni. Ci sono alcune cose che vengono contestate, cerchiamo di andare a capire meglio nel merito e vediamo quali accorgimenti. C'è un'esigenza di, fermo restando il ruolo più attivo del dirigente scolastico, c'è la possibilità che questo ruolo attivo avvenga dentro quello che è, diciamo, la cultura della scuola italiana, cioè una maggiore collegialità? Si può fare. Negli emendamenti, anche nel caso della questione di fiducia, il testo su cui porre la fiducia può recepire alcuni di questi aspetti. Voglio dire, riaprire il dialogo e il confronto. Io sono convinto che la concertazione vada superata, ma no, quello che non va superato è il dialogo virtuoso con i rappresentanti sociali, gli interessi, i corpi intermedi. Questo è un valore importante, fondamentale del sistema democratico. Questo ti dà anche la forza per affrontare temi spinosissimi come il tema dell'immigrazione. Noi siamo davanti all'inizio di un esodo biblico, non è che possiamo immaginare di arginarlo semplicemente con elementi di rifiuto, di contenimento. Dobbiamo convincere l'Europa in ogni modo che questa cosa va gestita insieme alla comunità europea. Se l'Europa fallisce questa cosa qui, l'Europa è finita. Da qui lo sforzo del governo italiano nell'affrontare questa cosa, per ora con scarso successo, ma è il terreno su cui battere contro le logiche, diciamo, emergenziali. Quindi questo è l'altro aspetto, non essere in qualche modo buonisti, ma stabilire regole d'intesa con l'Europa, mettendo anche in discussione quella convenzione di Dublino firmata sciaguratamente dal governo Berlusconi, che appunto dice che è il governo, è il primo governo su cui questi mettono piede, su cui gli immigrati mettono piede, a doversene occupare. È una follia. Questo è il guaio di tutta questa situazione. Certo, firmato allora, adesso andare a superare, allora si poteva non firmare, ora andare a superare è tutto più difficile, però lì si gioca l'Europa.